Buongiorno amici, mercoledì 13 dicembre, sono le 7.55, minuto più, minuto meno, e sto qui sulla tangenziale di Padova. Siamo andati a fare uno scarico qui a Monte San Nicolò. Allora, sono partito ieri sera da giù. Sono arrivato a Valle del Rovigone ieri sera, mi sono fermato lì fuori dall'autostrada su un'area di servizio abbastanza grande, ma era intasatissima ieri sera, proprio buttato da una parte. Va bene. E niente, allora andiamo a fare sto scarico qua a Ponte San Nicolò completo. Poi dopo da qua andrò a ricaricare l'Oreo. E poi, una volta ricaricato, vado verso sud, ma non rientro. Mi dovrò incontrare con un collega che sale con rimorchio carico e faremo lo scambio. Allora ragazzi, eccoci qua. Carico fatto. Purtroppo sono arrivato lì e c'è stava un collega che è arrivato prima di me, quindi ho dovuto aspettare che scaricasse anche lui in completo, e quindi dalle 8 che sono arrivato sono ripartito adesso che sono le 10. Va bene, pazienza, che ci possiamo fare. Io avevo appuntamento per le 8 e alle 8 stavo lì. Dopo, se arriva qualcun altro prima di me, non è che posso fare miracoli. Va bene, adesso vado giù per la Romea e devo pure chiamare perché devo sapere di preciso dov'è che devo andare a caricare. Quindi mo devo fare una telefonata. Poi se va a caricare, e una volta caricato mi metterò in contatto col collega che dovrebbe a sua volta aver caricato giù nelle Marche, a casa nostra, il rimorchio che mi deve portare su per fare lo scambio, come vi dicevo prima.
eccoci qua, sto attraversando la Laguna Veneta a Chioggia. Ho saputo il punto di carico, quindi mo me li dico là. Il collega che deve scambiare il rimorchio con me è partito. Ci siamo sentiti e dovremmo fare lo scambio zona Ravenna. Adesso ci riaggiorniamo più tardi quando ho caricato pure io. E va bene, dai. Qua la temperatura è 8 gradi, c'è sta il sole, si sta benissimo oggi. Stamattina era molto ma molto fresco, quando sono partito stavamo intorno ai 2 gradi. Va bene, dai. Facciamo strada, andiamo a caricare. Ok, caricato. Mezzogiorno e 5. Adesso si ritorna qua alla Romea e si va in giù. Mo richiamo il collega per aggiornarmi a che punto sta lui e vediamo di metterci d'accordo sul punto d'incontro. Cambio di rimorchio è fatto. Un attimo che ho sistemato un po' di scartoffie, ho messo l'indirizzo sul navigatore per vedere più o meno quanti chilometri devo fare. Ma ragazzi, lo scambio di rimorchio l'ho fatto, pranzato e sto andando in su. Ho ripreso la Romea adesso qui. Visto sul navigatore sono circa 300 km da fa. Devo andare a San Quirino, Pordenone. Non ci sono mai stato e non ho idea nemmeno di dove sta, quindi devo dare una vista dopo Google Map. Adesso faccio un po' di strada, un po' tanto mi devo fermare a fa mezz'ora e do una vista. Sono le
15:45. Sto facendo mezz'ora di pausa. Sono andato qui al baretto, mi sono preso un caffettino. Ho usufruito della toilette che sta qua davanti. E adesso ho visto bene dov'è che devo andare a scaricare. Ho parlato con la base. C'è sta anche una remota possibilità che potrei scaricare oggi pomeriggio. Quindi vediamo. Se ce la facessi non sarebbe male, anche perché così domani mattina, se sto vuoto, quando decido io, posso andare direttamente a caricare e andare a caricare anche presto. Così domani si rientra presto. E va bene. E niente, dai, mo' rimasto un minuto di pausa e ripartiamo. Ripartiamo e vediamo dove fa sta strada. Peccato che farà notte per quando arriverò nella zona del Bordenone, quindi quella è una zona che non faccio quasi mai. Mi dispiace perché forse non riesco a farvela vedere. Vabbè, dai, mo' vediamo intanto quello che succede. Tanto da qua si va a Marghera, poi da Marghera si prende l'A27 e si va su per Pordenone. Ragazzi, eccoci qua, sono le 6:30 e sono arrivato qui a San Quirino da un bel po'. È già mezz'ora che sto fermo, è alle 6, precisamente le 6 e 2 minuti. Sto dentro la fabbrica dove devo scaricare e purtroppo non ce l'ho fatta a scaricare, speravo di riuscirci, invece non è un problema. Adesso mi hanno fatto entrare. Mi sono parcheggiato qui all'interno del cortile loro, quindi in modo domani mattina quando arrivano mi scaricheranno. Ho fatto 8 ore e 52 minuti di guida. Sono stato dentro le 13 ore e niente. Mo' domani da qua devo andare a caricare Cima Dolmo e torno giù. Adesso mi sistemo. Tiro fuori il computer, mi organizzo per passare un po' di tempo e poi dopo, quando è una certa ora, mi metto a letto. Farò cena. E niente, dai, per oggi è tutto. Ci vediamo domani con la parte finale, cioè il ricarico e il ritorno giù. Buongiorno amici. Allora, sono le 7:17, mi sono svegliato già da un po', sono le 7 quando sono andato a sveglia e niente, sto andando a piazzale della ditta qui da che devo scaricare e niente, stamattina come è iniziato a fare un po' di luce si vede le montagne qua davanti tutte belle imbiancate. Mi sono lavato la faccia, mi sono lavato i denti, adesso vado a vedere, ecco mi sta a chiamare, lo metto in moto, faccio carica all'aria. Peso e scarichiamo. Ci aggiorniamo dopo, dai.
Allora, sono le 8:48, sono ripartito dalla fabbrica dove ho scaricato il magazzino e adesso ho già impostato la rotta per andare a ricaricare, devo andare a Cimadolmo, per qua sono 47 km, con il navigatore che parla. Vabbè, è freddissimo raga, 5 gradi, mamma mia, mi sarà ghiacciato le mani prima, una cosa rossa. Qua ci sta tutte le montagne imbiancate, spettacolo pazzesco. Su quello che non c'è il telepass. Come volevo buttare là per tagliare la strada, cioè per tagliare la corsia, invece vabbè, è andata bene.
dovuto sfoggiare tutti e due i navigatori perché io tanto non gliela faccio impararmi la strada per venire su questo posto. Però oggi mi sembra che sto andando meglio delle altre due volte, quindi piano piano inizierò a impararla sta zona. Le stradine strette con i fossi di fianco sono il top. Km e 6 alla destinazione, ma sembra che tutti e due stanno sulla stessa rotta, sia Google Map che TomTom si è messi d'accordo. Fatta, raga. No, devo dire che stavolta sono andato veramente meglio delle altre. Vabbè, mo sono arrivato, la fabbrica sta qua un po' più avanti, quindi mo vado in ufficio, prendo i buoni documenti per caricare e poi vado al carico e vediamo, cioè vado verso casa e poi vediamo quello che c'è da fare, se fa strada veloce o strada economica. Il telo l'ho aperto, le stecche l'ho appoggiate sul cassone perché purtroppo su sto rimorchio non c'è sta il portastecche sotto, sul crone che porto io c'è sta il portastecche, e infatti quando faccio sti lavori che apro le piazzo sempre lì e quando mi devo spostare è una comodità pazzesca. Su questo non c'è sta, l'ho messo sul cassone e poi dopo quando mi ha fatto piazzare le metterò a terra. Ci stanno due bilici a caricare avanti a me, quindi credo che ce ne avrò per un'ora d'attesa sicuro, anche se qua sono abbastanza veloci perché c'ha i muletti con le forche che prende due pallet alla volta, quindi anche se devo caricare 29 pallet di solito fa veloce. E niente, aspettiamo, è una bella giornata, in compenso qui un po' si è scaldata e pazienza, a dopo. 11.32, caricato, un bel caricozzo, quasi 300 quintali,
Va bene, dai. Adesso si va a Treviso Nord, si avvia l'autostrada. E nel frattempo telefono al capo per sapere quello che devo fare. Sono le 2:20, mi sono fermato a Vaccolino, qui all'area di servizio solita, dove mi fermo spesso quando passo di qua. Ho fatto pranzo, sono andato a bere un caffettino come sempre, toilet, e adesso si va a casa. Prendiamo la maglia perché fa caldo. Una pausa un po' lunghetta, 36 minuti, stava 30, però non succede niente. Vado da qui a casa, con 4 ore già si arriva. Allora, occhiali sporchi. Va bene, dai, ci famo quest'ultimo periodo di guida, se rientro in magazzino e il viaggio è concluso. Dopo domani mattina lo vado a scaricare.
ragazzi, per oggi è tutto, passo e chiudo, ci vediamo alla prossima, saluti.